Non vuole morire, peccato più grande delle vecchie generazioni, non saper sperimentare il proprio tramonto, non saper accompagnare la vita del figlio fino ad oltrepassare la propria. Ecco, in Laio c'è una opposizione mortale nei confronti del figlio. La tragedia di Sofocle si apre con il voto di morte, non del figlio verso il padre. Si apre con il voto di morte del padre verso il figlio. Grande attualità di questa scena. Il voto di morte delle vecchie generazioni nei confronti delle nuove generazioni. Questo voto di morte, voto di morte che appunto disumanizza la figura del padre, ma come il padre dovrebbe essere colui che offre la propria morte, no? Il mio vecchio professore Franco Fornari di psicologia parlava del padre come signore della morte, cioè come colui che aveva un rapporto stretto con la morte, perché appunto sapeva che la generazione comportava la sua stessa morte. No, questo padre si rivolta. E questo padre avvia la tragedia attraverso la spinta filicida. Edipo è certo un figlio maledetto, ma è innanzitutto un figlio abbandonato, traumatizzato dall'abbandono. È un figlio su cui si scatena il voto di morte del padre. E quando si scatena il voto di morte del padre verso il figlio, come risponde il figlio? Non può che rispondere con la stessa moneta del padre. Dunque, figlicidio, parricidio, violenza del padre verso il figlio, violenza del figlio verso il padre. Quanta attualità c'è in queste due scene? Cioè, in una scena completamente rapita dallo specchio, completamente speculare, violenza dell'uno contro l'altro, violenza dell'altro contro l'uno. Figlicidio, parricidio. E dunque la colpa di Laio è la colpa di non saper scegliere la via del suo tramonto, che è la forma più alta per Nietzsche di saggezza dell'umano, saper scegliere quando tramontare, il tempo giusto per tramontare, il tempo giusto per tramontare. E abbiamo detto che Laio e Edipo diventano una coppia speculare. Se potrei citarvi nel dettaglio il passaggio famoso in cui Edipo incontra il carro guidato da Laio senza sapere che quel signore anziano è suo padre, e si crea un problema di precedenza, diremmo oggi, chi passa per primo? E chi colpisce per primo? Ancora una volta, il padre colpisce il figlio, una frustata di Laio nei confronti di Edipo perché Edipo si faccia da parte, perché il figlio lasci libera la strada. E il figlio non si fa da parte, risponde con la stessa moneta, sfodera la spada e li ammazza tutti. Ancora una volta, il parricidio si genera dal figlicidio. Non dovremmo dimenticarci questa lezione. Con una giunta, secondo passaggio, Edipo quando uccide Laio è in questo crocevia, nel crocevia edipico del rapporto tra le generazioni, è colpevole del suo atto. Quando Edipo giace con Giocasta e ha da lei dei figli, è colpevole del suo atto, la risposta non può che essere doppia. È colpevole, ma è innocente. È innocente perché non sa che quello che fa è un parricidio, non sa che quello che fa è un incesto. La figura doppia di Edipo è di essere assolutamente colpevole per quello che fa, ma nello stesso tempo di essere assolutamente innocente per quello che fa. Perché appunto per certi versi Edipo agisce, compie delle azioni, ma non sa le azioni che compie. È come se ci fosse una disgiunzione tra il sapere e il fare. Il fare di Edipo non corrisponde al sapere. Lui fa, ma non sa quello che fa.
Questo è un punto essenziale. E tutta la ricerca della verità che Edipo da un certo punto in poi, quando Tebe è invasa dall'epidemia e cerca il colpevole, cerca la causa del male e dunque imbastisce una vera e propria ricerca della verità, la ricerca della verità è finalizzata in qualche modo a ridurre lo scarto tra l'atto, il fare e il sapere. Vedremo con quali esiti. Ma per il momento noi dobbiamo dire che il fare di Edipo, cioè i suoi atti, non coincidono col suo sapere, che c'è una divaricazione tra il fare e il sapere. Se convochiamo qui un'altra figura celebre adesso di figlio, come Amleto, vedremo subito che in Amleto il rapporto tra il sapere e il fare è invertito. Lo fa notare molto bene Freud, e cioè Amleto, il cui padre, anche qui abbiamo una scena molto interessante, leggere Edipo Re e Amleto, perché anche Amleto si apre con la parola del padre. È il padre che dice al figlio, apparendo in forma spettrale nella notte, la verità, rivela tutta la verità. Tuo zio Claudio mi ha ucciso, sei impossessata di tua madre e del regno. Tu devi vendicarmi, la missione che il padre assegna al figlio. Amleto legge, può leggere subito la pagina scritta sulla sua nuca rasata. Il padre rivela tutta la verità, ma Amleto, che sa la verità, quindi che sa, non riesce ad agire. Edipo agisce senza riuscire a sapere quello che fa. Amleto sa tutta la verità, ma il suo atto è impedito, bloccato, inibito. Quello che Freud distingue, da una parte la tragedia del destino, dice Freud, Edipo, non so quello che faccio fondamentalmente, dall'altra parte Amleto, tragedia del carattere, so ma non riesco a fare. E Amleto metterebbe in crisi tutti gli psicologi cognitivi del mondo, no? Che si fondano sulla ipotesi del sapere. Il sapere non è sufficiente, sapere la verità non rende possibile l'azione, anzi sapere la verità nel caso di Amleto inibisce, rende al soggetto inaccessibile l'atto. Ma dunque abbiamo detto, Edipo è innocente e colpevole. Colpevole per quello che fa, innocente perché non sa quello che fa. Ma Edipo pensa anche di essere quello che in realtà non è. Cioè Edipo non vede, non legge la dimensione oscura della verità delle sue origini. Edipo cosa pensa di essere? Pensa di essere il farmaco che ha guarito Tebe dalla malattia dopo aver risposto, diciamo, aver risolto l'enigma della Sfinge. Edipo pensa di essere il salvatore. Edipo pensa di essere un re. Edipo pensa di essere il marito di Giocasta. Edipo pensa di essere il padre dei suoi figli. Ma la verità capovolge la credenza nell'essere. Edipo non è il salvatore, non è il farmaco, ma è la malattia. Edipo non è il marito di Giocasta, ma è il figlio. Edipo non è il padre dei suoi figli, ma è il fratello dei suoi figli. Ora, come avviene questo capovolgimento, diciamo, della credenza, io credo di essere questo, cioè del cogito di Edipo, no? Penso di essere questo. Come avviene il capovolgimento, il trauma attraverso cui Edipo si scopre essere quello che non avrebbe mai pensato di essere, attraverso una ricerca della verità? E questa ricerca della verità come avviene? Beh, innanzitutto avviene, questo è un punto molto importante, avviene attraverso una volontà di verità. La figura tragica di Edipo è
radicalmente umana, perché Edipo è animato dalla volontà di sapere la verità. Ciò che fa l'uomo uomo e non animale, diciamo, è la volontà di sapere la verità. In questo senso Edipo assomiglia a Freud. Assomiglia a Freud perché anche Freud vuole sapere la verità, ci porta negli inferi, diciamo, ci porta in luoghi inospitali, ci porta di fronte alla dimensione più scomoda, più scabrosa, più indigeribile della verità. Edipo, come Freud, va verso la verità e ci va con decisione. Ma quando noi diciamo che Edipo vuole con decisione la verità, stiamo dicendo che Edipo mette in alternativa la verità al bene. Edipo preferisce la verità al bene, e Giocasta lo ferma in questa rincorsa verso la verità. Giocasta dice a Edipo: ma fermati, perché vuoi sapere tutta la verità? Pensa al tuo bene, dice Giocasta, pensa al tuo bene. E Edipo risponde a Giocasta: ma basta, mi hai seccato con questo bene, la verità vale più del bene. Questo è un interrogativo che noi potremmo porci: è così davvero? La verità vale sempre più del bene? In ogni caso, per Edipo è così. Edipo è disposto a distruggere tutto, tutte le credenze di cui si nutre il proprio essere nel nome della verità. Ma la verità, come ricorda un bellissimo saggio dedicato a Edipo, Mario Vegetti, Edipo può raggiungere la verità solo a tentoni, zoppicando. La verità di Edipo, dice Vegetti, è una verità epistemica, semiotica. Noi la raggiungiamo con fatica, attraverso dei segni indiziari. La ricerca che Edipo struttura, appunto, assomiglia a una ricerca poliziesca. Chi è il colpevole? Chi è il colpevole? Edipo brancola nel buio. La ricerca umana della verità ha, secondo Vegetti, questa caratteristica claudicante, strutturalmente claudicante. Si fonda su indizi vaghi, su segni, procede lentamente. E dall'altra parte abbiamo un'altra forma della verità, che è rappresentata soprattutto da Tiresia, perché sarà Tiresia a rivelare a Edipo la verità. E questa verità non è la verità epistemica, ma è la verità, spiega Vegetti, della letheia, della rivelazione. È la verità che appare tutta un tratto, intera. È la verità nuda e cruda, non indiziaria, non epistemica, non semiotica. È la verità della verità. E qual è la verità della verità? La verità che solo Tiresia sa, e che Tiresia a un certo punto rivolge a Edipo. Dunque, Edipo vuole sapere la verità, vuole sapere la verità che gli sfugge. È impegnato in una ricerca claudicante della verità. Giocasta cerca di trattenerlo: pensa al tuo bene. Edipo gli risponde: no, io voglio la verità. E a questo punto Tiresia, così, fatemi fare questa straordinaria citazione da Sofocle, Tiresia così parla ad Edipo: tu cerchi la verità, tu vuoi la verità. Dunque la verità è: chi è il colpevole? Di chi è la colpa? Tu cerchi la verità, tu vuoi la verità. Ebbene, la verità è che tu sei l'impuro che infetta questa terra. Tu cerchi l'assassinio di quell'uomo. L'assassino sei tu. Questo ti dico. Viene da te il tuo male. Tu vedi, ma non vedi. Non vedi quanto sei disgraziato. Non vedi dove vivi, con chi vivi. Ma tu, Tiresia, lo sa, Tiresia ha detto, lo sai di chi sei figlio? No, non sai nulla.
Nemmeno ti accorgi di quanto sei nemico tu ai tuoi cari, quell'uomo che tu cerchi, il colpevole, quell'uomo per cui tu minacci e lanci editti contro chi ha ucciso Laio, quell'uomo è proprio qui, quell'uomo sei tu. Vede ma sarà cieco e povero, da ricco come è ora. Si scoprirà alla fine la verità, quest'uomo scoprirà che è marito e figlio a un tempo della stessa donna e con suo padre ha mescolato il seme e di suo padre è l'assassino. Questa è tutta la verità. Questa è la verità della verità. E questa è la verità che Tiresia, come l'analista in fondo, Tiresia analista, Lacan diceva Socrate l'analista, ma si potrebbe dire che Tiresia l'analista di Edipo, Tiresia sbatte in faccia tutta la verità, senza ombre. Vedete il salto tra la verità epistemica, indiziaria, claudicante, Edipo che cerca la verità, e la verità che invece fa irruzione tutta insieme. Fa eruzione tutta insieme e mette Edipo di fronte alla sua vera colpa. Questo è un punto essenziale. Qual è la vera colpa di Edipo? Perché abbiamo detto finora che Edipo è colpevole ma anche innocente. Ma c'è un punto in cui Edipo è solo